Le chiedo Castiglione. Beh, la terza spina nel fianco del governo. Guarda, io credo, ho la grandissima impressione che il governo Renzi è a fine giro. Ha fatto un anno e mezzo, ha fatto il giro del paese, ha cercato di poter risolvere i problemi del paese, qualche annuncio, 80 euro di qua, 80 euro di là, la corsa sulla giostra è finita. La corsa sulla giostra è finita perché i problemi del paese sono esattamente quelli di un anno e mezzo fa, il debito pubblico enorme, la disoccupazione giovanile e generale a livelli record, la tassazione altissima, la crescita che non c'è, grandi potenzialità che vengono frustate da scelte politiche assolutamente in controtendenza rispetto a quelli che sono i bisogni del paese. Accanto a queste, la vicenda di Mafia Capitale, con il Partito Democratico travolto, un partito in barca direi, visto i 26 circoli che andrebbero chiusi perché fanno interessi privati, e un sottosegretario Castiglione. La vicenda Castiglione è una vicenda allucinante nelle forme e nei modi, la vicenda del CARA di Mineo. Noi abbiamo un sottosegretario indagato, e lo dico in maniera estremamente chiara, l'avviso di garanzia non è una condanna, su una gara d'appalto di 100 milioni di euro, accusato di una turbativa d'asta. Ma sarà mai che la politica una volta si faccia carico di prendersi la responsabilità su una vicenda clamorosa che coinvolge la corruzione, il malaffare, appalti truccati, immigranti, immigrazione gestita come business? Una persona che io stimo enormemente, che credo sia una delle poche scelte positive fatte da questo governo, la nomina di Raffaele Cantone all'Associazione Nazionale Anticorruzione. Cantone che dice: quella gara è stata truccata, in quella gara non c'è né trasparenza né concorrenza, quella gara va commissariata, e secondo me, quindi secondo Cantone, il sottosegretario Castiglione dovrebbe lasciare. Il Partito Democratico che chiede le dimissioni di Marino, che avrà mille colpe ma non è indagato in niente, e invece abbiamo un sottosegretario indagato per una gara da 100 milioni di euro sulla gestione dell'immigrazione che la sinistra non sta governando e non sta gestendo, e che invece rimane al suo posto. Io ho la netta sensazione che questo governo sia a fine corsa, ed è il motivo per cui noi ci stiamo preparando con grande senso di responsabilità una lega di protesta, ma una lega che propone, che governa. Maroni e Zaia sono il volto governativo di una lega che è trascinata da un leader, Matteo Salvini, ha dimostrato di ridare credibilità alla Lega, si pone sul piano politico come unica vera alternativa, magari anche con gli amici di Forza Italia o dopo con la cena, quale, sì, su via, poi magari, certo, con gli amici di Forza Italia, rispetto a quali ci sono tanti punti macchina, in comune con Laura Rabetto sul tema dell'immigrazione, sul tema della sicurezza, sul tema della visione di un'Europa diversa rispetto a questa. Ci sono tantissime similitudini sull'immigrazione, la pensiamo esattamente allo stesso modo.